tutte ragazze e benvenute nella mia review del rossetto Icona Oro di Collister che ho acquistato lo scorso mese di marzo nella colorazione numero 6, il rosso Icona, che è questo. Per cui oggi vorrei parlarvi di quello che penso di questo rossetto dopo più di un mese di utilizzo. Questo rossetto fa parte della collezione 30° anniversario di Collister, esiste in 6 diverse tonalità e costa 21 euro di listino. Questo che io l'ho acquistato da Marion Nod approfittando di uno sconto del 20%, quindi l'ho pagato 16 euro. I rossetti della collezione 30° anniversario esistono, come ho detto, in 6 tonalità diverse. Sono praticamente 3 più chiare e 3 più scure. Le ho viste in negozio e le ho swatchate. Quelle più chiare sono essenzialmente tutte quante dei pesca, dei nude, mentre in queste qui più scure c'è, vabbè, questo qua che è il rosso Icona. Poi c'è magenta, che è un bellissimo fucsia, e c'è un altro rosso che si chiama ciliegia, che ha una base più fredda, quindi più blu, rispetto a questo. Io ho deciso di acquistare questa colorazione perché cercavo un rosso, vabbè, piuttosto caldo, perché preferisco forse i rossi un po' più caldi su di me, ma soprattutto che fosse un rosso un po' più trasparente e portabile rispetto al rosso classico. Io ad esempio posseggo Ruby V e Russian Red di MAC, che sicuramente sono dei rossi molto impegnativi, per cui insomma volevo qualcosa di più portabile. Devo dire che ho acquistato questo qui dalla Collister perché è una riproposta del, diciamo, del rossetto puro del 91, che, se vi ricordate, era già caratterizzato da questo packaging in vetro, per cui appunto, siccome l'avevo già fatto negli anni 90, ho voluto farlo adesso nel 2013, volevo avere uno di questi flaconi scultura, diciamo. Per cui insomma, alla fine, tra questo e quello della pupa della collezione 50's Dream, che è molto simile, ho deciso di acquistare questo. In più poi c'era lo sconto, quindi insomma alla fine la scelta è ricaduta su questa. Questi rossetti qui sono caratterizzati da una nuova formula, per cui hanno una texture estremamente idratante, brillante, ad effetto quasi bagnato, che li rende praticamente glossy. Sono rossetti molto molto glossy. Ve lo swatcho sul braccio brevemente. Non lo applico sulle labbra perché ho un rossetto, ho un tipo di trucco molto rosa, per cui stona, ma vedete, è molto morbido e trasparente rispetto a come appare rosso nel tubetto, per cui diciamo che in questo sono stata accontentata. Ecco. Il fatto che abbia una texture così glossy non significa assolutamente che sia appiccicoso, e questo è un pregio di questo rossetto. Io in generale non amo molto i gloss proprio perché appiccicano un po' le labbra, a volte si attaccano magari qualche capello, si attacca qualche capello alle labbra ed è un effetto fastidiosissimo. Con questo rossetto non succede assolutamente, per cui questo è un pregio assolutamente. La texture però così morbida, di contro, rende il rossetto estremamente mobile una volta applicato sulle labbra, per cui la prima volta che l'ho messo mi ha subito evidenziato, senza sapere appunto questo difetto, mi ha subito evidenziato un sacco di micro rughe che non sapevo neanche di avere e che per fortuna per ora non si vedono a labbra nude o con altri rossetti, e per cui sono dovuta correre ai ripari utilizzando sempre Perfettina prima di applicare questo rossetto. Perfettina, come lo saprete già, è la matita sigillante il contorno labbra di Neve Cosmetics, per cui un risvolto positivo di questo difetto del rossetto Collister è stato ancora una volta la conferma della validità di Perfettina, per cui insomma il rimedio c'è stato per fortuna e devo fare così. Per quanto riguarda la durata, questo rossetto viene definito dalla Collister come un rossetto a lunga durata. Riscontrandolo nella pratica, a me dura un'ora e mezza, massimo due. A mio parere, per un rossetto così glossy è già una buona durata. Però devo premettere che su di me quasi nessun rossetto dura tanto, anche perché parlo molto e poi magari, non so, mentre mangio mi dà fastidio, per cui lo tolgo comunque, per cui per me il discorso della durata è molto soggettivo, molto relativo. Tirando le somme della review, mi sento di dirvi che questo rossetto, pur essendo comunque valido, perché la Collister comunque produce degli trucchi di qualità, a mio parere non è un must have, perlomeno per me non lo è diventato. È un po' lo stesso discorso che ho fatto durante la review della palette della stessa collezione, la Smoky Chic, della quale vi lascio il link. Per cui a mio parere i prodotti di questa collezione sono validi, ma non hanno un buon rapporto qualità-prezzo. E infatti a mio parere con 21 euro, parlando del prezzo di listino, si possono acquistare rossetti molto migliori.
e quindi insomma alla fine non mi sento di caldeggiarlo particolarmente. Sono contenta comunque di averlo pagato con lo sconto e il fatto del packaging rimane, ma finisce. Per cui ragazze, questa era la mia opinione su questo rossetto, spero di esservi stata in qualche modo utile. Se vi fa piacere, fino alla fine del mese di maggio vi ricordo che c'è un piccolo giveaway sul mio canale per festeggiarne i 3 mesi. Vi saluto e vi ringrazio per avermi seguita e ci vediamo presto al prossimo video. Ciao a tutte!